Vogliamo lasciare un momento di intimità loro, cortesemente. No, fatto, già l'abbiamo avuta ieri. Spingetemi un poco, okay. Perché ci sta anche Paola. Miki, stai dietro di me. No, qua non ci può entrare. Per cortesia, tutti può dopo. Ha sempre sottolineato con importanza e con passione il suo essere napoletano. Quindi in una sua intervista dice: se dovessi rinascere, vorrei rinascere napoletano. E quindi credo che questo sia davvero qualcosa che non solo ci riempie di orgoglio, ma soprattutto ci fa capire la bellezza delle radici che mai dobbiamo ovviamente abbandonare. Era un uomo che pensava e lasciava pensare. Ha scritto, ha interpretato e ha saputo dare, ecco, tanti segni, diciamo, anche ai giovani, quelli possiamo dire della mia età, ma anche quelli più giovani, dove in più occasioni lui parlava del dubbio e della certezza. Filosofo, ha saputo tradurre in un linguaggio molto più semplice ciò che facevano i grandi pensatori. Luciano era un personaggio pubblico, ma da quello che io so faceva notizia, ma quella buona. Non credo di averlo mai sentito in situazioni particolari o difficili, oppure quelle che oggi vanno alla moda. Faceva parte di una TV dove non si gridava, dove si parlava, si discuteva, si metteva in campo quella che era la propria conoscenza. Luciano, non ti posso sintetizzare, non ti posso sintetizzare, va bene, non ti posso sintetizzare, posso dire solamente alcune cose. La Napoli che tu hai cantato, perché io anche con te, non di te, sempre appresso a te, solo abbiamo raccontato, non è la Napoli del passato, Luciano. La Napoli, come oggi dicono i giornali, la Napoli della nostalgia, la Napoli del crescenzo. La Napoli ha avuto tante stagioni che ci hanno fatto soffrire. Ti ricordi? Andavamo a Napoli e tornavamo.
tutti depressi perché la morte, la cosa, potere morte, le disgrazie, del bambino morte a Forcella, le cose eccetera. Era la Napoli ha avuto tante stagioni e sono le stagioni, anche la stagione che oggi noi, di cui abbiamo la nostalgia. Il caffè dal barman napoletano a casa, l'ho detto l'altro giorno la mia preghiera, al barman a casa pigliamo il caffè e un giorno particolarmente buono il caffè disse: barman, quanto è buono il suo caffè, ma che proprio nel cioccolato. E vicino c'è un signore che diceva: disabiliata la cioccolata mia. Scusi, padre, perché scambiamo il segno di pace, tu sei un uomo d'amore, io vorrei che il popolo di Napoli si scambiasse il segno di pace.